Storia motivazionale. Il nibbio e il serpente. In una calda giornata primaverile, un giovane serpente strisciava sereno tra le pietre, godendosi i raggi solari. L'aria era tiepida e carica di un buon profumo floreale. Ogni animale si sentiva in pace in quel clima piacevole. Il piccolo serpente si muoveva piano nel prato quando all'improvviso una spaventosa ombra si proiettò sul suo cammino. L'animale preoccupato alzò la testa per guardare da dove venisse la macchia scura e scoprì che era un terribile nibbio e stava puntando dritto dritto su di lui. Il poverino non ebbe nemmeno il tempo di scappare perché in un lampo il volatile gli piombò addosso afferrandolo con il becco. Il serpente fu sollevato in cielo dal rapace, il quale senza pietà per le sue grida volò via il più velocemente possibile. «Lasciami andare!» implorava lo sfortunato rettile. «Non ti ho fatto niente!» Ma il nibbio non gli prestò ascolto. A quel punto il piccolo serpente si rivoltò su se stesso e con un'abile mossa diede un morso al suo nemico. Il volatile fu colpito dal veleno della sua preda e fu costretto ad aprire il becco, liberando il serpente, che cadde a terra senza però farsi male. Il nibbio rimase con la vista annebbiata e senza più forze a causa del morso velenoso precipitò sul terreno, appeso morto, riportando parecchie ferite. Il serpente si avvicinò al nibbio, ancora stordito, e gli disse: «Ben ti sta! Io non volevo farti del male, ma tu mi ci hai costretto e adesso ne paghi le conseguenze». Trascorsero 2 giorni interi prima che il nibbio potesse riprendere a volare, ma da allora si tenne sempre ad una certa distanza da tutti i serpenti. Morale: chi si dimostra prepotente e malvagio, prima o poi paga di persona le sue cattiverie.